Più siamo connessi, più siamo soli. A dirlo nella sala Matteotti della Camera è stata la psicologa e docente universitaria Carmela Mento, aprendo il convegno sulla presentazione del libro La violenza in un click, scritto assieme a Francesco Pira, sociologo e associato all'Università di Messina. L'accademica ha sottolineato come sempre più spesso in un click si consumano le tragedie perché in quel contesto siamo purtroppo soli e non vi sono relazioni. La corteccia frontale del cervello, che permette di gestire le situazioni quando si sta sul digitale interattivo, sembra venire meno. Le donne in particolare sono diventate uno dei bersagli più frequenti da colpire. Dall'inizio dell'anno oltre 100 sono stati i femminicidi. Il web in certi casi è stato lo strumento per arrivare alla realizzazione del crimine. La psicologa, quindi, ha spiegato cosa dovrebbe fare una donna per uscire dal tunnel di sottomissione psicologica a cui è sottoposta. Allora, la salute mentale delle donne e di genere, mi piace chiamarla anche così, ma la salute mentale delle persone deve essere un obiettivo culturale molto importante. Tutte le persone che si trovano in situazioni difficili, che nascono all'interno di una dinamica di coppia non salutare, tossica o comunque che non genera benessere, che non dà felicità, diciamo, per queste persone sarebbe molto utile una semplice consulenza con uno specialista, anche semplicemente per capire il momento in cui stanno affrontando, per capire se hanno bisogno di un supporto professionale o se effettivamente le cose che vivono devono essere lette in modo molto più chiaro, perché una delle dinamiche importanti che sono sotto questi fenomeni macroscopici sono anche delle dinamiche di dipendenza affettiva, di dipendenza da partner, cioè di situazioni non sane, non salutari, in cui spesso le persone vivono, ma di cui non sono molto coscienti. Durante la presentazione del libro, il sociologo Francesco Pira ha ripercorso le terribili vicende che hanno caratterizzato le cronache degli ultimi giorni. Un ragazzo di 13 anni ha detto si è suicidato e una ragazza ad un passo dalla laurea è stata massacrata dall'ex fidanzato che la sera sembra dormisse con un orsacchiotto. Purtroppo una legge può reprimere, ma per l'ascolto, la convivenza, la prevenzione serve altro. I genitori non sembrano più sapere dire no, eppure noi adulti siamo cresciuti a suon di negazioni, con i ragazzi diventati sempre più fragili. Credo che la famiglia a cui noi siamo stati abituati, che era la famiglia del Mulino Bianco, purtroppo non esiste più, dovremmo prenderne atto e capire che la famiglia di oggi è una famiglia molto più complessa. I continui contrasti tra scuola e famiglia non aiutano, perché invece di creare alleanze educative ci dividiamo. La nostra sembra ormai una società fortemente polarizzata su tutto e i ragazzi sono estremamente fragili. Anche dai risultati delle nostre ricerche viene fuori prepotentemente che c'è una fragilità di fondo che nessuno sta proteggendo. Invece anche l'adulto molto spesso si pone in maniera giudicante e non riesce ad ascoltare i nuovi codici, i nuovi linguaggi di questi ragazzi che sono i nostri figli, li abbiamo educati noi, abbiamo delle responsabilità. Secondo il vice ministro alla giustizia Francesco Paolo Sisto, è ora di riprenderci il valore della vita. Se si subisce una delusione, non si deve mai arrivare ad uccidere. La vita ha un valore altissimo. Stiamo sottovalutando questa premessa perché dopo la morte di una persona la sanzione è sempre tardiva. Dico sempre che quando, cito un filosofo di ieri, diceva che la sanzione arriva sempre troppo tardi. Quando si punisce, ormai è stato successo. C'è una, diciamo, un recupero sociale, un riequilibrio di carattere processuale, ma si arriva sempre tardi. Quando qualcuno perde la vita, qualcuno si fa male, si può dare 1000 anni di reclusione, una persona non c'è più. E quindi il recupero, diciamo, sociale penalistico è un recupero, fatemelo dire, inutile sul piano dell'affettività, del diritto alla vita, del diritto alla prosecuzione. Quello che è un percorso che molte volte, prima di qualche giorno prima di laurearsi, viene interrotto. Come la parola prevenzione, come può essere declinata in modo credibile? Vi ho detto della necessità di insegnare ai nostri bambini il valore della cultura per i percorsi di legalità, per il rispetto delle regole e anche il rispetto delle regole fra uomo e donna. Qualcuno citando Flaubert, io lo citavo, diceva l'educazione sentimentale. Allora, io non parlo più che educazione sessuale, io parlo di educazione sentimentale, cioè il rispetto del rapporto che può essere affettivo di tutti i tipi e tutti i generi, quindi nessuno
diciamo così, propugnatore di culture che non riconoscono la possibilità di una pluralità di affetti, ma la necessità di fare dei sentimenti, del rapporto con l'altra persona, un tesoro, cioè un dato prezioso, far capire quanto è importante l'affetto, quanto è importante, e questo anche sul piano sessuale diventa una sorta di viatico per fare del sesso, del rapporto, non un rapporto malato, ma un rapporto conseguente ad un profilo affettivo. La sottosegretaria ai rapporti col Parlamento Matilde Siracusano ha detto che ad essere aiutati devono essere anche i genitori dei ragazzi in difficoltà, perché se sensibilizzati possono a loro volta dare supporto ai giovani con problemi più o meno latenti perché intraprendano percorsi di psicoterapia. A questo proposito Forza Italia ha presentato una specifica proposta di legge. Non ci si aspettava da un ragazzo così buono un atto così grave, un omicidio. In realtà io penso, sono quasi convinta, forse qualcuno vorrà dirmi che sbaglio, che diciamo, dei segnali di distorsione comportamentale si evincono. I genitori sono i primi a individuarli, ma molto spesso, siccome questo porta molta sofferenza ai genitori, di far finta di nulla, di non aiutare i figli ad affiancarsi a percorsi psicoterapeutici per superare i loro disagi e quindi per evitare le conseguenze, per evitare le conseguenze estreme. Quindi i genitori vanno aiutati con l'aiuto dei ragazzi. Per cui la figura dello psicologo nelle scuole, a nostro avviso, è fondamentale anche per indurre da persona terza esperta le famiglie ad aiutare i ragazzi a passare un percorso di recupero psicologico o psichiatrico. Quindi questa è una delle proposte del nostro partito e mi auguro che nei prossimi giorni possa essere incardinata. L'onorevole Anna Rita Patriarca ha infine ricordato come i nostri giovani vivano le loro giornate in modo molto più veloce e intenso rispetto al passato. Anche il linguaggio diventa veloce sino a diventare violento e a creare i presupposti per una trasformazione psicologica complessiva sempre più involuta. Mia madre è medico, quindi comunque impegnata nel suo lavoro, a contatto con dei pazienti, quindi comunque di responsabilità. Io faccio in una giornata almeno il triplo, se non il quadruplo di quello che lei riusciva a fare. I miei figli, i nostri figli, hanno una giornata talmente organizzata e piena di cose, e vediamo che cosa sono, rispetto a noi alla loro età, è imparagonabile, perché sono continuamente sottoposti a una serie di stimoli, di input che gli arrivano non solo da una serie di cose in più che fanno, perché abbiamo ragazzi con giornate super organizzate tutti, ma gli arrivano una serie di stimoli dai telefoni, dalla comunicazione che è avanzata. La nostra società veloce ha determinato che anche i ritmi di vita sono più veloci, le informazioni che arrivano